Dopo aver fatto le patate al forno perfette, che richiedono un po' di tempo in più per la preparazione, oggi vi farò vedere come fare comunque delle patate al forno molto molto buone in 5 minuti, per quando non avete tempo o voglia di cucinare, ma volete comunque concedervi un bel piatto, un bel contorno di patate al forno. Iniziamo subito. Per prima cosa dobbiamo pelare le patate. Io lo faccio con un pelapatate perché innanzitutto mi trovo bene e vado più veloce, ma in più, guardate, a differenza di quando le si taglia col coltello, si butta pochissima patata perché viene via soltanto la buccia. Sbucciate tutte le patate, le taglio grossolanamente a pezzetti di media grandezza. Guardate, purtroppo le patate, perciò non sono quelle perfette, sono tutte diverse l'una dall'altra, grandi, piccole, storte, dritte, quindi sicuramente qualche punta potrà venire un po' più cotta o bruciacchiata, ma al massimo se non è molto bruciata la si mangia volentieri, se è proprio bruciata poi magari la si scarta. Tagliate tutte le patate, le vado a sciacquare sotto abbondante acqua corrente fredda fin quando l'acqua non sarà bella limpida. Ho lavato per bene le patate, adesso una volta fatte sgocciolare nello scolapasta le vado ad asciugare in un canovaccio. Ho anche già acceso il forno in modalità ventilata a 250 gradi. Accendetelo circa un quarto d'ora prima di infornare, deve essere bello caldo caldo. Asciugate per bene le patate, le metto di nuovo nella boule, metto 2-3 spicchietti d'aglio, due rametti di rosmarino e, udite udite, aggiungo l'olio di semi di girasole. Cosa strana, perché se mi seguite saprete bene che utilizzo sempre l'olio extravergine di oliva. Ora mescolo il tutto e lascio riposare per una decina di minuti. Nel frattempo così il forno si riscalda bene bene. Passati 10 minuti andiamo a mettere le patate in teglia. Come vi dico sempre, l'unica attenzione che dovete avere, anche quando andate di fretta, come in questo caso, è quella di far sì che tutte tocchino il fondo. Se sono tante, utilizzate due teglie e poi magari le investite in cottura del forno. Tolgo gli spicchietti d'aglio perché altrimenti si brucierebbero e tolgo anche il rosmarino per la stessa ragione. Disposte per bene le patate, come avete visto non le ho messe tutte, quindi utilizzerò due teglie. Tolgo l'aglio, vado ad infornare per 35-40 minuti a 250 gradi in modalità ventilata. Quando mancheranno 10 minuti alla fine della cottura delle patate, vado a mettere il sale fino. Se preferite, mettete un po' di pepe nero macinato. Aggiungo i due rametti di rosmarino e gli spicchietti d'aglio che avevo rimosso in precedenza. Adesso, aiutandomi con due forchette, girerò tutte le patate una per una in maniera molto molto veloce. E una volta girate tutte, vado a rimettere in forno per altri 10 minuti nella parte alta del forno. Fino ad ora sono state al centro. Dopo poco meno di 40 minuti, ho tolto il rosmarino e l'aglio di nuovo e ho messo le patate sotto al grill per 5 minuti. Guardate che belle dorate che sono. Adesso le impiatto e le assaggio con voi. Ed eccole impiattate. Ne assaggio una direttamente con le mani. Non so se riuscite a sentire quanto sono croccanti, sono saporitissime. Mi raccomando, se fate queste patate veloci, fatemelo sapere tramite i commenti e fatemi sapere soprattutto come sono venute. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!